Massimo Sciutto, dopo un primo tempo nel quale siete stati sotto per un rigore anche contestato e avete reclamato a vostra volta un rigore, nel secondo tempo poi siete caduti sotto i colpi del Campomorone. Sì, beh, la partita è stata decisamente indirizzata da alcune scelte arbitrali, adesso non voglio commentarle perché poi magari da dove ero io non si vede perfettamente, però insomma, mi sembrava entrambe le situazioni dove siamo stati penalizzati in maniera abbastanza clamorosa. Poi è chiaro che purtroppo più passa il tempo più devi cercare di recuperare il risultato, quindi è evidente che ti sbilanci e giustamente, giustamente loro hanno qualità davanti e quindi hanno approfittato di questa nostra perdita di equilibrio. La partita è sicuramente stata indirizzata da alcune decisioni dell'arbitro, mi auguro per lui che fossero giuste. Ecco, la zona calda è un punto, però come neopromossa in questo momento saresti anche salvo. Sì, ma non... adesso la classifica è abbastanza presto per guardarla. Mi dispiace perdere partite come oggi perché tutto sommato penso che sul campo si sia visto un certo equilibrio, quindi quando ti tolgono la possibilità di giocarla ovviamente dà un po' fastidio. Il Campomorone è una squadra che al benga a parte si sta giocando il campionato. No, ma Campomorone è una squadra decisamente forte, oggi si è visto anche tanti giocatori di qualità, non ho niente da dire, no? Assolutamente, però ripeto, non è il problema la sconfitta, il problema è come è venuta e quindi un po' di amaro in bocca c'è. Adesso come lavorerai con i tuoi ragazzi, cosa gli dirai in settimana? Diciamo che oggi bisogna lavorare un po' sul morale perché purtroppo quando insomma, si lavora in un certo modo e si fanno un certo tipo di partite, poi quando si perde non solo per demeriti propri, insomma, bisogna un po' ricostruire la parte morale, però la mia squadra da questo punto di vista è forte, quindi speriamo di riprenderci domenica.